Mi trovo in provincia di Siracusa e cerco, tanto per cambiare, dentici. Come spesso avviene nei posti da dentici, il primo pesce ad abboccare, tra virgolette, all'aspetto è un sarago, un pizzuto in questo caso. Ma io lo ignoro perché sto lì per i dentici. Gli dentici in giro però non se ne vedono e quel pizzuto sembra voler proprio tornare a terra assieme a me. E così lo accontento. Stesso posto circa un'ora dopo e ritento una posta per i dentici. Intravedo in lontananza altri pizzuti, ma di dentici nemmeno l'ombra. I pizzuti fanno i pizzuti, cioè mi puntano curiosi perché mi hanno percepito, ma non mi vedono. Ed un altro sarago viene su con me. Torno sul posto a tramonto quasi finito, faccio un ultimo tentativo sempre per identici, ma indovinate un po' chi viene a controllare per l'ennesima volta. In quest'altra occasione invece mi trovo nel mare di Catania e per prendere un sarago in acqua libera, qui il classico aspetto non funziona più da anni. Devo prima spostarmi all'agguato dal punto dell'atterraggio, per così dire, e poi darmi da fare per localizzare un pesce. Localizzo un sarago, intento a nutrirsi, ma poco dopo l'avvistamento il pesce si stacca dal fondo ed io temo che mi abbia visto e stia per fuggire. Ma non è così. Non mi ha visto e torna a brucare un po' più in là. Approfitto quindi del momento di distrazione per accorciare le distanze e colpire il pesce.
Altra discesa in uno dei tanti punti in cui a Catania era sufficiente un tempo appostarsi per prendere un sagogo, ma come già detto, ormai occorre spostarsi. Al limite di visibilità è totalmente fuori tiro, localizzo un pizzuto. Mi schiaccio il più possibile sul fondo, il pesce mi ha sentito ma non mi vede. Per cui, come se fosse ipnotizzato, lentamente mi punta. Sbaglio clamorosamente, ero talmente schiacciato sul fondo da non riuscire a vedere bene il sagogo e di conseguenza gli faccio soltanto saltare qualche squama sul dorso. Altro tuffo, sempre a Catania, ancora in poca acqua e la strategia è sempre la stessa. Intanto mi scosto, studio la situazione e poi si pensa. Scena imprevista, ormai sempre più rara da queste parti. Al di là di un gradino trovo più pizzuti. Per un attimo penso alla coppiola, ma perdo l'attimo e temo che la cattura sia ormai sfumata. Tuttavia, un pesce di peso medio torna indietro e decide di sacrificarsi. Pazienza. Le movenze all'agguato ai sarechi che il mare di Catania costringe ad affinare tornano poi utili con tanti altri tipi di prede, come ad esempio queste corvine in una tana storica per noi catanesi, che riescono a non spaventare fino a portare a tiro la più grande.